Per amore della verità e per dare gloria al nome del Signore Gesù Cristo, faccio questo video affinché si possa comprendere che la traduzione del Nuovo Mondo pubblicata dai Testimoni di Geova, l'edizione riveduta, pubblicata nel 2017, presenta delle chiare manipolazioni delle scritture. Addirittura alcuni passi contraddicono poi altri passi della stessa traduzione del Nuovo Mondo. Ad esempio, nella lettera di Giuda, se leggiamo capitolo 1, versetti 14 e 15, si legge dalla traduzione del Nuovo Mondo: Enoch, il settimo uomo nella discendenza di Adamo, profetizzò anche riguardo a loro quando disse: Ecco, Geo è venuto con le sue sante miriadi per eseguire il giudizio contro tutti e dimostrare la colpevolezza di tutti gli empi per tutte le opere empie che hanno ampiamente compiuto e per tutte le cose offensive che gli empi peccatori hanno detto contro di lui. Qui quindi si legge, è una profezia questa, quindi è un evento che accadrà nel futuro. E nella traduzione del Nuovo Mondo leggiamo: Geova è venuto per eseguire il giudizio contro tutti. Questo versetto però contraddice altri passi della stessa traduzione del Nuovo Mondo, perché secondo i testimoni di Geova, Geova sarebbe il padre. Quindi qui starebbe dicendo la scrittura che Geova deve venire per eseguire il giudizio contro tutti. Ma se andiamo ad esempio in Giovanni capitolo 5, versetto 22, allora 5:22, sempre leggendo dalla stessa traduzione del Nuovo Mondo, si legge: poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha interamente affidato il giudizio al figlio. Quindi il padre non giudica nessuno, il giudizio lo fa il figlio. Come mai allora qui nella lettera di Giuda, versetto 14, si legge che Geova è venuto per eseguire il giudizio contro tutti? Non è possibile, perché dice che il padre non giudica nessuno. Quindi questa è chiaramente una manipolazione delle scritture. Infatti, in tutti gli antichi testi delle scritture greche, anche nelle interlineari, infatti dopo vedremo, qui non troviamo il nome Geova, ma troviamo il termine Signore, cioè Kyrios, scritto in greco, che significa appunto Kyrios Signore, ed è riferito a Gesù Cristo, perché non vi sono altri signori. Infatti, nella stessa lettera di Giuda, nel versetto 4, si legge che vi è il nostro solo padrone e signore Gesù Cristo. Quindi vi è un solo padrone e un solo signore. Notate, solo significa unico padrone e signore Gesù Cristo. Quindi il Signore, quando noi leggiamo quindi nella Bibbia il Signore, è sempre riferito a Gesù Cristo. Ecco perché tutte le altre Bibbie traducono giustamente il Signore. Ad esempio, leggendo dalla Diodati, si legge: il Signore viene con le sue sante miriadi. Quindi si comprende che qui si sta parlando di Gesù Cristo, che è l'unico Signore. Il Signore, infatti, deve venire con le sue sante miriadi. E questo è confermato dalle scritture, che non è Geova che deve venire per eseguire il giudizio con le sue sante miriadi, ma è il figlio, cioè Gesù Cristo, che deve venire. Questo lo leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 11, sempre dalla traduzione del Nuovo Mondo. Quando Gesù ascese ai cieli, due angeli dissero ai discepoli che stavano a guardare il cielo: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato portato in cielo verrà
nella stessa maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Quindi è Gesù che deve venire. Vedete, non è Geova secondo le scritture. Qui invece si legge che Geova deve venire e Geova deve giudicare. Geova verrà con le sue sante miriadi. Ma invece le scritture ci insegnano che sarà Gesù Cristo a ritornare in maniera fisica sulla terra. Andando sempre a leggere nella traduzione del Nuovo Mondo in Matteo capitolo 16, versetto 27, allora Matteo capitolo 16, versetto 27, notate, si legge: il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli, con i suoi angeli, e allora ricompenserà ciascuno in base alla sua condotta. Cioè, giudicherà in pratica Gesù Cristo, ciascuno in base alla sua condotta. Notate? Invece qui si legge che è Geova, quello che viene con le sue sante miriadi, per eseguire il giudizio contro tutti. Qui invece Gesù dice che è il figlio dell'uomo che verrà con i suoi santi angeli per ricompensare ciascuno in base alla sua condotta. E lo stesso si legge in Marco capitolo 8, versetto 38. Marco 8:38. Anche qui leggiamo che Gesù verrà con i santi angeli. Gesù dice: se qualcuno si vergognerà di me, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui. Quando verrà? Notate? Nella gloria del Padre suo, con i santi angeli. Quindi Gesù verrà con i santi angeli. Questo lo si legge anche in Matteo 25, 31, che Gesù Cristo verrà con tutti i suoi santi angeli per giudicare tutti. Ma ora leggiamo una scrittura molto importante di Secondo Tessalonicesi, il capitolo 1. Qui leggiamo, capitolo 1, versetto 7, notate, leggiamo dalla stessa traduzione del Nuovo Mondo. Questo altro passo dimostra che non è Geova che verrà con i santi angeli, ma è Gesù Cristo. Ma a voi che subite tribolazione sarà dato sollievo insieme a noi alla rivelazione del Signore Gesù dal cielo con i suoi potenti angeli. Quindi Gesù si rivelerà dal cielo, cioè si manifesterà dal cielo insieme ai suoi potenti angeli in un fuoco fiammeggiante. Quando? Cosa farà Gesù quando ritornerà? Giudicherà. Farà vendetta su coloro che non conoscono Dio e su coloro che non ubbidiscono alla buona notizia riguardo al nostro Signore Gesù Cristo. Questi subiranno la pena della distruzione eterna, lontano dalla presenza del Signore e della sua gloriosa forza. Ciò accadrà quando Lui verrà. Notate? È Gesù Cristo, il Signore Gesù Cristo. Si rivelerà dal cielo con i suoi potenti angeli quando Lui verrà, per essere glorificato insieme ai suoi santi e per essere in quel giorno oggetto di ammirazione fra tutti quelli che hanno esercitato fede, e in effetti voi avete riposto fede nella nostra testimonianza. Quindi tutti quelli che hanno creduto in Cristo, qui dice che vedranno Gesù quando lui verrà per essere glorificato insieme ai suoi santi. Quindi chi verrà? Notate? È Geova che verrà, come traduce la traduzione del Nuovo Mondo? E che Geova è venuto per eseguire il giudizio contro tutti? Assolutamente no. È Gesù Cristo che deve venire. Le scritture ci insegnano che è Gesù che verrà, non Geova. Lo stesso errore troviamo, errore che poi è una cosa, una manipolazione fatta apposta dai capi per negare appunto che Gesù Cristo è Dio. Infatti, se andiamo in Apocalisse capitolo 1 e leggiamo i versetti 7 e 8, si legge appunto che Gesù deve venire. Qui si legge: ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, compresi quelli che lo trafissero. Quindi è stato Gesù a essere trafitto. E a motivo suo tutte le tribù della terra si batteranno il petto per il dolore. Sì, amen. Quindi è Gesù Cristo che viene con le nubi.
Quindi non è Geova che deve venire. Ogni occhio lo vedrà, è Gesù Cristo. Poi nel versetto 8 si legge, e qui è Gesù che sta parlando, e non è Geova, ma è Gesù. Dice, io sono l'Alfa e l'Omega, che secondo la nota della stessa traduzione del Nuovo Mondo significa la lettera A e la lettera Z. Alfa e Omega sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Quindi qui sta dicendo in pratica che Gesù è il primo e l'ultimo. E loro qui ci mettono Geova. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice Geova Dio, ma è, dice il Signore Dio. Colui, notate, che era e che viene. Quindi, non è Geova che deve venire. Ancora una volta qui fanno lo stesso errore. Mettono Geova al posto di Signore. Perché qui fa questo la società Torre di Guardia? Perché qui ci dice che il Signore, Dio, cioè Gesù Cristo, è colui che viene ed è l'Onnipotente. I testimoni di Geova negano che Gesù sia onnipotente. Ma qui la scrittura ci dice chiaramente che Gesù viene con le nubi, ogni occhio lo vedrà. E che colui che viene, notate, chi è? L'abbiamo visto prima con molte scritture. Colui che viene non è Geova, ma è Gesù Cristo. Quindi qui è Gesù Cristo che sta dicendo, io sono l'Alfa e l'Omega, cioè il primo e l'ultimo, dice il Signore, e poi ora vedremo nell'interlineare che qui ci sta Kyrios, ci sta il termine Signore, in nessun antico manoscritto qui trovate Geova, ma troviamo sempre il termine Signore riferito a Gesù Cristo. Quindi Gesù sta dicendo che lui è l'alfa e l'omega, cioè il primo e l'ultimo, e che è colui che è, cioè che esiste, colui che era e che viene, l'onnipotente. E infatti, più avanti, sempre nello stesso capitolo di Rivelazione, nel versetto 17 e 18, troviamo che Giovanni vide Gesù e Gesù gli dice, io sono il primo e l'ultimo, cioè significa l'alfa e l'omega. È il vivente, quindi Gesù ora è vivente. Ero morto, ma ecco vivo per i secoli dei secoli. Quindi l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, è Gesù Cristo. E sempre in Apocalisse, o Rivelazione per come è scritto qui nella traduzione del Nuovo Mondo, se andiamo nell'ultimo capitolo, il capitolo 22. Vedete, qui ancora una volta, capitolo 22 di Rivelazione, versetto 16, qui sta parlando Gesù, vedete, il versetto 16 dice io Gesù e dice colui che dichiara queste cose dice sì, vengo presto. Chi sta dichiarando queste cose? Lo dice qui prima, io Gesù, quindi è Gesù che sta dichiarando tutte queste cose. Allora dice colui che dichiara queste cose dice sì, vengo presto. Amen, vieni Signore. Gesù, vedete, è il Signore Gesù Cristo, colui che viene. Quindi, sia nella lettera di Giuda, versetto 14, non è Geova che viene per eseguire il giudizio, perché Giovanni 5,22 dice che il giudizio è affidato al figlio, il padre dice non giudica nessuno, non è quindi il padre, non è Geova che deve venire, ma è Gesù Cristo. Anche qui, quindi in Apocalisse capitolo 1, versetto 8, quando dice io sono il primo e l'ultimo, cioè l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, cioè colui che viene è Gesù Cristo. E vediamo infatti che la CEI, ad esempio, come traduce questi passi? Traduce giustamente in Giuda versetto 14, leggiamo, ecco il Signore è venuto con migliaia e migliaia dei suoi angeli. Per sottoporre tutti a giudizio. E come abbiamo visto dalle scritture che abbiamo letto, è proprio vero, è Gesù Cristo che giudicherà tutti, il Padre non giudica nessuno, ed è Gesù Cristo che deve ritornare, è Gesù Cristo che viene e che ogni occhio lo vedrà. E anche in Apocalisse capitolo 1, versetto 8. Leggendo anche sempre dalla CEI, ecco egli viene con le nubi, ogni occhio lo vedrà, quindi qui è Gesù Cristo, dice il Signore Dio,
cioè Gesù Cristo, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che era morto e che adesso è vivente, come ci dirà più avanti, sempre in Apocalisse, e che viene. Quindi Gesù Cristo è colui che viene, l'Onnipotente. Quindi Gesù Cristo è Dio Onnipotente. Faccio vedere infine l'interlineare delle scritture greche, dove questo interlineare è stato prodotto dalla stessa società d'oro di guardia nel 1985. Vedete? Quindi, questo interlineare lo trovate solo in lingua inglese e andando nella lettera di Giuda, nel versetto 14, notate che nel testo greco troviamo Kyrios, cioè Lord, tradotto in inglese, Kyrios sarebbe Lord, che è Signore, tradotto in italiano. Quindi nel versetto 14, quando si legge il Signore è venuto con le sue sante miriadi per portare un giudizio a tutti quanti, non è Geova. Invece la traduzione del Nuovo Mondo, vedete, qui poi mette Geova. Quindi l'interlineare pubblicato dai Testimoni di Geova, in questa colonna, questo è il testo originale greco. Normalmente qui i Testimoni di Geova dovrebbero tradurre Lord, cioè dovrebbero tradurre Signore, come qui si vede nel testo. Ma purtroppo la società Toro di Guardia ha manipolato questo passo nella traduzione del Nuovo Mondo e poi va a tradurre Geova, così che si inganna il lettore che legge dalla traduzione del Nuovo Mondo e penserà che è Geova che viene. La stessa cosa fanno in Rivelazione, capitolo 1, il versetto 8. Vedete, qui fanno la stessa cosa. Qui nel testo originale greco troviamo il termine Kyrios, quindi il Signore. È Dio onnipotente, colui che viene, dice la scrittura. Io sono il primo e l'ultimo. E loro poi nella traduzione mettono Geova al posto di Signore. Quindi hanno sostituito, praticamente hanno fatto uno scambio di persona. Qui non si sta parlando del padre in questo versetto e nemmeno in Giuda versetto 14, ma si sta parlando del figlio che deve venire, deve ritornare. E quindi vediamo che la traduzione del Nuovo Mondo risulta essere una traduzione, una Bibbia, diciamo, falsificata. E quindi mi sono costretto, sono stato costretto a fare questo video per appunto amore della verità, affinché le opere del maligno vengano spubblicate e quindi affinché voi sappiate che questa traduzione pubblicata dai Testimoni di Geova nel 2017 non è fedele ai testi sacri originali, ma è una manipolazione che inganna le persone che leggono da questa traduzione.